Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 9, episodio 98. Anche questo podcast, la sua sintesi, è derivata da una bloggata, il link lo potete trovare in descrizione, intitolata Understanding the Geopolitics and Geoeconomics of the Red Sea and the Nile, ossia comprende la geopolitica e la geoeconomia del Mar Rosso e del Nilo. Che cosa vi posso dire? Una bloggata interessante dove una serie di ospiti del IISS sono praticamente intervistati e chiacchierano in un webinar. Ci sono una serie di domande, una serie di risposte, quindi se siete interessati a questi temi io vi consiglio di andare a cliccare sul link che trovate in descrizione per approfondire la cosa. Traduzione e sintesi in italiano della conferenza gratuita, appunto, che vi ho appena detto. I panelisti sono l'ambasciatore dottor Mohamed Ali Guyo, poi Afisa Alawa, analista indipendente, Camille Lons e Julian Riley, analisti IISS. Dunque, alcune domande per andare subito a bomba sul punto. Vediamo un po' una serie di temi che vi starò brevemente a sintetizzare. Eccoci qua. Dunque, c'è un enorme tema che circola nel bacino del Nilo ed è la questione delle tre megadighe che sono state costruite sul Nilo Bianco, sul Nilo Azzurro e come le sorgenti del Nilo influenzino la portata d'acqua del grande fiume africano e quindi il destino dell'Egitto e del Sudan. Si parla di contrasti, di divergenze egiziane sulla suddivisione del flusso dell'acqua del Nilo. Qual è l'attuale situazione diplomatica su questo accordo che, se dovesse saltare, sarebbe un disastro geopolitico? Cosa pensa l'Egitto del Nilo e del Corno d'Africa e del ruolo dei paesi del Golfo Persico? Afsa Alawa dice che bisogna lanciare un messaggio d'allarme sul tema della diplomazia. C'è dentro l'Unione Africana la Banca Mondiale che monitorizza il programma delle tre megadighe, ma non c'è mai stata nessuna mediazione da parte di nessuno e neppure da un partner esterno sul ruolo dell'Egitto, ma soprattutto sulle questioni dei confini, su quali siano i confini degli stati del Corno d'Africa che semplicemente non hanno nessun accordo su niente tra di loro su questo tema. Sono molte le situazioni flashpoint in Sudan, dove anche l'Egitto ha provato a far da paciere, ma con pochi risultati diplomatici. In Egitto esiste un supernazionalismo, specie sul tema del Nilo, che è stato usato anche per rafforzare il regime politico attuale in Egitto. L'opinione comune in Egitto è che sul tema delle tre megadighe, sul Nilo Bianco e sul Nilo Azzurro, e che i paesi del Corno d'Africa, i paesi del Golfo Persico, la Banca Mondiale abbiano fatto molto di più di quanto sarebbe stato necessario per suddividere il flusso dell'acqua delle sorgenti del Nilo, lasciando a secco l'Egitto. Anche perché l'Etiopia e vari altri paesi del Corno d'Africa rifiutano un'organizzazione internazionale che gestisca e ripartisca il flusso dell'acqua delle sorgenti del Nilo, in modo equo secondo i fabbisogni. Mancando questo meccanismo, tutto diventa illegale e senza una valvola di sfogo politico ed istituzionalizzato. Quindi, forse un accordo potrebbe essere firmato con la mediazione degli Stati Uniti, degli USA, ma è tutto da vedere. In Sudan ci sono varie posizioni politiche in cui la maggioranza dei leader politici sono più simili alle posizioni egiziane di quanti leader politici sudanesi abbiano idee simili ai paesi del Corno d'Africa. La stessa leva nazionalistica la si ritrova nello stesso tema del Nilo anche in Etiopia, per cui il dibattito Etiopia contro Egitto verte sulla distribuzione dell'acqua, accordi coloniali e la posizione egiziana, non è quella dal 2007, è sempre stata praticamente la stessa: bloccare i lavori della diga che non dovevano essere fatti. Al momento l'Egitto non ha mai considerato l'opzione militare di bombardare le dighe,
nonostante il vociare in Etiopia. Per il momento non c'è nessun interesse tra Egitto ed Etiopia per iniziare una guerra regionale per l'acqua del Nilo. Per adesso. Dunque, in Nord Africa c'è entrata la Turchia, in Africa operano i paesi del Golfo. Come l'Egitto si sta muovendo per costruire le proprie alleanze, anche alla luce che gli USA sono concentrati nel pivot in China? L'unico obiettivo della politica egiziana è il Nilo. L'Egitto non è più importante. Per l'Egitto non è più importante il Medio Oriente. Anzi, l'Egitto è da decenni alleato di Israele. L'unico stato che potrebbe collassare è il Sudan, specie se le varie parti dei sudanesi divergenti iniziassero a combattersi. Dunque, quali sono gli elementi chiave della UE e dei paesi del Golfo Persico nelle loro azioni in Africa? Gli interessi dei paesi del Golfo sono di tipo di sicurezza. Sicurezza nei traffici marittimi e lotta ai pirati, investimenti economici fatti nell'area e la guerra in Yemen per influenze religiose nella diatriba sunniti e sciiti. L'importanza dell'area del Mar Rosso è legata a Suez, quanto a potere di stati regionali e le influenze dell'Iran, Turchia, Qatar. Alla UE e all'Egitto, una base logistica militare cinese in Gibuti, ma per il momento UE e Sauditi sono alleati strategici in Africa, che però hanno interessi diversi. Dunque, e altre cose in cui posso dire? La pandemia SARS-CoV-2 è un fattore per gli stati del Golfo Persico per entrare meglio in Africa? È una posizione che si vedrà nei tempi a venire. Il ribasso del prezzo del petrolio è fatto per adesso rallentare l'economia dei paesi del Golfo, ma detto tra noi, adesso con il prezzo del petrolio che è risalito, indubbiamente ci saranno dei forti benefici per i paesi petrolarabi. Dunque, altre cose che vi posso dire, dunque qual è la questione dei dialoghi in Somalia? Ci sono progressi nell'area? Ci sono ancora scontri armati? La soluzione per la Somalia è un approccio multilaterale. La nazione in cerca di riconoscimenti internazionali, dato che ancora non esiste un sistema internazionale legale, dato che è dalla Somalia che è nato il movimento Al-Shabaab. Dunque, l'Egitto ha avuto storicamente più rapporti con la Gran Bretagna, gli USA e anche la Russia, ma ci sono ragioni per credere che l'Egitto guardi alla Cina con maggiore interesse come è un investitore? Gli investitori cinesi in Egitto sono sicuramente numerosi. La Cina in Africa è anche un attore politico. È vero che effettua investimenti infrastrutturali ed opere civili e quindi sostiene l'ordine costituito politico attuale in Africa, ma non è al momento considerabile un concorrente politico-militare degli USA o della UE, perlomeno in Egitto. Solo un investitore istituzionale che è usato per diversificare le fonti di finanziamento per fare investimenti e business economici in Egitto. Ok, se siete interessati a questi temi, quindi alla bomba lungo il fiume del Nilo, sul corso del Nilo, nel bacino del Nilo, ecco, potete andare a cliccare e approfondire in pieno questa conferenza Understanding the Geopolitics and Geoeconomics of the Red Sea and the Nile. Io ho provveduto a tradurre in italiano, altrimenti la potete fruire in diretta in inglese sul mio blog. Ok, per questa puntata è tutto, ciao, un saluto.